Allora, la struttura di selezione è fatta in questo modo, condizione, poi ci sono due rami che escono, uno che contiene poi le istruzioni da eseguire nel caso in cui la condizione sia vera, e l'altro, quello in azzurro, dove ci sono le istruzioni da eseguire se la condizione è falsa. E questo mi sembra semplice. Bisogna però fare attenzione ad una cosa, che è possibile non avere nulla sul ramo falso, quindi se la condizione è vera faccio alcune cose, se è falsa non faccio un bel niente. Non è invece possibile una situazione come questa, dove se la condizione è falsa abbiamo delle istruzioni da eseguire, se la condizione è vera non c'è nulla da eseguire. Perché poi quando io faccio la traduzione, l'istruzione che permette di tradurre questo blocco è fatta in modo tale che ci deve essere prima la parte con le istruzioni vere, poi la parte con le istruzioni false. Ma se non c'è niente nel vero e metto solo il falso, mi dà errore. Quindi questo, siccome l'istruzione che andiamo a vedere noi, che è poi if, istruzione, lo statement if, c'è in tutti i linguaggi di programmazione che studiamo noi, quindi questo principio vale per tutti. E nel caso in cui si verificasse una cosa del genere, basta cambiare la condizione. Cioè, se qua c'era x maggiore di 0, basta far diventare x minore uguale a 0. Si mette l'opposto. Ecco, come si codifica in Java? Dove c'è il rombo e la condizione, scriviamo if e tra parentesi tonde la condizione. Poi si apre una parentesi graffa, si scrivono tutte le istruzioni del ramo vero, poi si chiude la parentesi graffa, segue, se c'è, la parola chiave else con la parentesi graffa aperta, le istruzioni presenti sul ramo falso, parentesi graffa chiusa. Ecco il motivo spiegato perché non è possibile non avere nulla sulla parte vera. Perché non sarebbe possibile scrivere un'istruzione come questa. Il compilatore ci dà errore. Queste nuvolette che vedete, verdi e azzurre, contengono delle istruzioni, ma possono contenere di nuovo delle istruzioni condizionali. A quel punto, quindi, si hanno delle condizioni o degli if annidati, o nidificati, uno dentro all'altro, ok? E in questo caso bisogna fare attenzione alla traduzione, nel senso che ogni blocco, vedete, questo blocco if deve stare tutto all'interno del ramo vero o del ramo falso dell'if che sta all'esterno. Però, detto ciò, proviamo a farlo. Vado a fare la codifica di questo diagramma. Allora, intanto scrivo la classe equazione. Poi, dopo aver dichiarato le variabili, apro un flusso di input. Chiedo all'utente di inserire il coefficiente dell'incognita. Fatto questo, devo leggere A. Stessa cosa, inserisci il termine noto, cioè la B sarebbe. Poi, leggo il termine noto, B uguale console.nextable, e adesso sono qua, all'if, eccoci. Allora, la prima cosa da fare è scrivere if, ovviamente. Quindi, if. Poi solitamente si lascia uno spazio, ma non è obbligatorio, se non lo si lascia non dà errore. Quindi if, lascio uno spazio, apro la parentesi tonda e dentro vado a scrivere la condizione. A uguale uguale a 0 and B uguale uguale a 0. A uguale uguale 0. L'and in Java si fa con una doppia e commerciale. And B uguale uguale a 0. Questo è il mio rombo. Adesso
per non sbagliare, apro la parentesi graffa e poi do invio, così me la chiude subito. Qua dentro devo andare a mettere le istruzioni del ramo vero. Quindi vado a vedere quali sono. Sul ramo vero c'è solo un'istruzione, che è un'istruzione di output. Quindi scriverò system.out.println e poi qua siamo nel caso dell'equazione indeterminata, scrivo esattamente quello che ho messo qua, indeterminate infinite soluzioni. Qui si chiude il ramo vero. Lo vedete, con questa parentesi graffa chiusa che sta sotto l'if si chiude il ramo vero, cioè si chiude questa parte qua, è come se fossimo arrivati qui così. Vado sotto, scrivo la parola chiave else, apro di nuovo una parentesi graffa, invio. C'è un altro if. Allora lì dentro vado a scrivere if aperta tonda e metto la condizione a uguale a 0 and b diverso da 0. A uguale uguale 0 and b diverso da 0. Poi apro una parentesi graffa e do invio. Qua scriverò le istruzioni del ramo vero, però dell'if più interno. Questo. Qua è impossibile nessuna soluzione, quindi e sono arrivata qui, alla fine di questo ramo vero, qua. Adesso posso scrivere la parte else, cioè ciò che c'è sul ramo falso dell'if più interno. Quindi mi posiziono sotto l'if più interno, scrivo else e apro di nuovo la graffa e do invio, così si chiude. Adesso vado a scrivere quello che c'è sul ramo falso. Sul ramo falso ci sono due istruzioni. A x assegno meno b fratto a, quindi x uguale meno b fratto a, punto e virgola, e poi l'istruzione output x, quindi system.out.println. Posso scrivere radice uguale e poi concateno con x, punto e virgola. Ora, devo sempre fare attenzione che tutti i blocchi siano chiusi. Vedete, qua c'è tutto l'if più interno, tutto è chiuso. Qua c'è l'else dell'if dell'if più esterno e qua la parte vera dell'if. Vi preciso che quando dentro al ramo vero dell'if o falso c'è un'unica istruzione, come in questo caso, le parentesi graffe si possono anche non mettere. Quindi qua si potrebbero togliere queste parentesi, qua anche, e qua anche, perché l'if else è considerato l'unica istruzione, qua invece no, perché le istruzioni sono due. Bene, adesso bisogna vedere se riusciamo ad eseguirlo. Naturalmente devo importare la classe scanner, import java.util.scanner, e vediamo se funziona. C'è un errore che è alla riga 25, perché manca una parentesi graffa che è quella del main. Okay. Non trova scanner perché ho messo una virgola. Ok. Vedete quanti errori? Questi sono errori di digitazione o errori anche sintattici. Inserisci il coefficiente dell'incognita. Proviamo a mettere 0, 0. Vediamo cosa succede. 0.
Inserisci il termine noto, zero. Un po' lento. Indeterminata, infinite soluzioni. Adesso eseguo di nuovo. Stavolta metto un valore qualunque, insomma, 10, scusa, 0 qua, 0 per A e un valore qualunque per B. E mi dirà che è impossibile. Interessante questa cosa. Ho calcolato 10 fratto 0 uguale meno 1. Quindi, no, il codice è corretto, insomma, è talmente palese, però non riesce a valutarmi questa condizione qua. Mi è venuto un dubbio. E siccome lo leggiamo come double, provo, Allora, no, è che la classe Scan potrebbe anche essere la versione 11 di Java, eh? Allora, questa cosa non è mai successa, nel senso che il fatto che io lo lega come double e che lo confronti con lo 0 dovrebbe automaticamente equiparare lo 0 al 0.0. Non esiste il 0.0, eh? Però se gli scrivo 0, lui mi dice che non lo trovo uguale. Perché quando viene letto B, qua viene letto, vedete, il metodo nextDouble converte il valore letto qua, converte il valore letto in double. Quindi uno 0 diventa 0.0, ok? Però finora, o comunque poi lo testiamo con Eclipse, perché voglio capire se è cambiato qualcosa nella versione 11, ma mi sembra strano. Lo 0 è 0, cioè 0.0 non ha senso. Invece qui se io gli scrivo solo 0 e lui lo trova, non lo trova diverso. No, proviamo con la punto 8. Se no, boh, strano. Con la versione 8 non lo fa, quindi nella versione 11 è cambiato qualcosa. Questo biglietto ferroviario. Sulla linea ferroviaria, rispetto alla tariffa piena, i pensionati usufruiscono di uno sconto del 10%, gli studenti del 15% e infine i disoccupati del 25%. Allora, codificando i pensionati con una P, gli studenti con una S e i disoccupati con una D, scrivere un programma che, richiesto il costo di un biglietto e l'eventuale condizione dell'utente, visualizzi l'importo da pagare.